prendi. Prego, prego. Andiamo, Marì. Entra. Venite, venite. Il cavaliere vi sta aspettando. Avanti! Don Nicò, questa è Maria Santoro. Io devo parlare con mio marito. Lo so, accomodatevi. Scusate il ritardo, ma Maria adesso è tornata dal camposanto. A che ora sono? È mezzanotte, quella è ferma. Signora, perché non vi volete sedere? Io devo parlare con mio marito. Beh, io me ne vado, così potete... Olimpia, la luce. Accomodatevi. Che uomo che era. Era un uomo senza offese. E da quando se n'è andato lui, a me mi fate schifo tutti quanti. Voi mi fate parlare con mio marito, è vero? Eh? Se lo spirito è disponibile. Come non è disponibile? Adesso vediamo. Io quando sono entrata me lo sono sentito. Voi mi dovete far parlare con Alfredo. Quella a Camposanto non mi risponde. Io devo parlare con mio marito! Anima di Alfredo Santoro, se ci sei, batti un colpo. Anima di Alfredo Santoro, se ci sei, batti un colpo. Ha sentito? Oh, allora diteglielo che ci sto io. Anima di Alfredo, c'è qui una persona che deve parlarti. È Alfredo, non c'è dubbio, Alfredo! Vai Alfredo, vai! È lui! Quello levava sempre i libri per metterci gli orologi da riparare. Teneva le mani d'oro, faceva l'orologiaio! Lo vedete che è lui? Andiamo, fatelo parlare. Andiamo a tavolino. Ma su. Che tavolino? Può parlare senza tavolino? No, ma che parlare? Per oggi basta così. Ma perché? Perché non mi sento bene. No, che, ma proprio. Voi dovete andare via. No, scusate, signor. Ma quello mo viene in bene. Ernesto! Qua è Ernesto, si chiama Alfredo. Alfredo! Alfredo! Cavoli, che cazzo? Che pozzi schiattare, Ernesto! Accompagna la signora che deve andare via subito. Fate presto, è tutta la giornata che vi sta aspettando. Oh, signora, finalmente! Voi dovete parlare con vostro marito. Lo so, io per questo sono stata tutta la giornata a Camposanto. E l'avete trovato? A vostro marito ci avete parlato? Ma che? Non c'era, io ce lo sapevo. È rimasto qua? Io ve l'avevo detto che se quello non parlava con me non se ne andava. E mo, gli posso parlare? No, voi ci dovete parlare. Oh, che bollezza. Avete bene in testa quello che gli dovete dire? Tutto. Ecco, allora fate una bella parlata, completa, a soddisfazione. Se vi dimenticate di qualche cosa, glielo direte dopo, quando la raggiungerete di persona. No, lo so io quello che gli devo dire. Chiamatelo. Brava. E anima di Alfredo Santoro, tu vuoi parlare con tua moglie, vero? Che ha detto? Ha detto sì. Dove sta? Non lo so. Là. Là. Signora, per l'amor di Dio, attenta a quello che dite, quello si è scatenato, eh. Non lo cammino. Ecco, benissimo. Ma subito però. Corno! No, zitta! Voi non lo conoscete! Voi non sapete che mi ha combinato stanotte! Come non conosco a sto famona? A sto delinquente da te cara! No, non è vero!
dicono. Disgraziata. Dopo 2 mesi di matrimonio, William è venuto da sopra a passo. E la disperazione, povero. E se vanno uscire, fatelo uscire. No, no e no. Tu ti devi far vedere. Perché se non ti fai vedere, adesso non troverai pace per tutta l'eternità. Hai capito? Andato via, no? Ce lo vuole far credere. Ma sta ancora qua. E perché non è andato via? A chi? Perché sta? Perché sta? Perché sta? Non ti piace più? Ci vuoi rinunciare per sempre? La porta faceva scipazzi. Ma pure a me. Avanti, fammi vedere come te ne vai. Come ti viene un coraggio. E rinuncia a questo. Signora, che è? Oh, Alfredo. Sì. No, che può fa? Dimmi che può fa? Sì. No. Questa dopo. Tu mi fai scipazza a me. Oh, come sei bella. Liscia come un bambolotto. Ma quante mani tieni? Sei un polipo. Oh, scusate tutti e due. La chiave. Amore, fammi trovare pace. Basta, sì. Quanta stella. Che bella nottata. Indimenticabile. Tenete, questa è per voi. Grazie assai. Allora, ci vediamo domani. L'appuntamento è a mezzanotte precisa. Ma quale appuntamento? Voi non ci avete nessun appuntamento con me? No, con voi, che c'entra? Alfredo, ci dovete scusare, ma è un mese che non... Ma perché non ve lo portate a casa? Perché dovete farlo proprio qua da me? Non mi fate sentire. Se quello è puro che lo volete cacciare da qua prima del tempo, chissà che succede. Che durata c'ha sto tempo? Lui ha detto 20 anni. Ma secondo me... Non se ne va più. Il cavalier Settimelli? Non c'è. E quando torna? Non torna. Ha lasciato l'appartamento. Ha detto che non ci voleva stare più di 5 minuti. È andato sopra al comune e l'ha restituita legittima assegnataria. Nemmeno a prendere i mobili è voluto venire. Buona giornata. Anche a voi. C'è nessuno? Che hai trasso? Scusate,
Con permesso. Prego. Sono trasuta. Scusate, voi? Io ho il negozio qui in faccia. Sono venuta per le ordinazioni. Ah, grazie a te. Con permesso. Ecco. Marie, questo lo metto nella mia stanza. Sì, sì. Fa caldo? Ah, chi lo dite? Io sto squagliando. Che vi mando? Che mi volete mandare? Che devo mangiare oggi? Io mi voglio mangiare a te. Signor, oggi non è cosa, magari domani, eh? Anzi, Ernesto! Ernesto! Eccomi. Fa una cosa, accompagna la signora, che hai tempo che fa, eh? Non mi incomodate! No, no, si incomoda, si incomoda. La accompagni fino al negozio. Ti fai una bella passeggiata. Che peccato, io mi volevo far leggere la mano. Ho lavorato 15 anni con Settimene, la mano me la posso leggere pure io. Solo la mano. Non dicete così che mi fate venire il tremoliccio. Signora, voi la tenete la mozzarella? Sì. Freschissima.